Vai, un po' di fuoripista. Oddio, no, non così fuoripista. C'è la testa rossa sotto. Cosa dolce vita rosa? Cosa c'è la testa rossa? Ho sbagliato macchina però, Salve a tutti ragazzi, bentornati da Nu. Quest'oggi poche chiacchiere davvero, tanta sostanza, perché ho deciso finalmente che era la volta buona per provare il volante su Forza Horizon 4. È una cosa che mi avete chiesto davvero in tantissimi e che io avevo già effettivamente programmato di fare, anche perché quest'oggi, detto fra noi, non avevo idee, non mi andava di mettermi di nuovo lì a fare livree, modifiche e quant'altro, mi andava un po' di guida. In tal modo mi sono attaccato il volante, ho provato a fare un paio di settaggi un po' per sistemare alcune cosine, magari non è proprio perfetto, ma perlomeno ci siamo. A questo punto ragazzi, bombardatemi di like, perché questa sarà una pro... Attenzione, chi c'è? Qualcuno a casa mia? No, altra gente? Beh, vabbè che è la casa di tutti, Allora, sì, abbiamo il furgone diabolico qui tra di noi, sceso direttamente sulla terra per insegnare le brutte maniere a tutte le supercar. Certo che una roba così inguidabile non è proprio fantastico per impratichirsi un po' con il volà. Le possibilità ragazzi qua sono diverse. Allora, ci sarebbe questa visuale con il volante, che male non è, però mi dà fastidio questa cosa fatta male, ovvero che il volante del tizio, dov'è che posso farvelo vedere? Ha un angolo di sterzo penoso. Qualcuno dice che questo gioco è estremamente simulativo, in realtà non è così. Ha delle pecche assurde, come la rotazione del volante del tipo che ti sfasa malamente. Ovviamente noi abbiamo il volante settato da pannello di controllo Thrustmaster a 900... Oddio, dove si va qui? Noi abbiamo il furgone, possiamo andare dappertutto. Facciamo finta, tiriamo fuori il tesserino dei lavoratori. Magari facciamo un po' poco casino. Comunque abbiamo il volante settato su 900 gradi, ma qui l'omino si ferma lì così. A me sta cosa dà veramente fastidio, perché mi sa di gioco stupido fatto male. Cioè dico, hai fatto il gioco così bene, che è fighissimo, e per carità il force feedback è abbastanza interessante, non è un simulatore ragazzi, però è ben fatto per essere un gioco, quindi assolutamente giocabile bene con il volante, non ci sono disturbi. L'unica cosa, mi sarebbe piaciuto che l'omino avesse intanto delle mani un po' più serie, ma soprattutto il giusto angolo di rotazione. Intanto, sì, lo so, sto parlando ai 300 all'ora sul furgone. L'avevo preso per un civile a un certo punto quello lì. Vedete, cioè io faccio manovra e quello rimane così. Mannaggia. Questo ci... questo qua sta driftando la rotonda. Ma te non hai capito niente. Rapporti troppo corti, dobbiamo farla di terza noi la rotonda. No, non riesco a farla continuativa, anche perché non ho assetto da drift, il furgone non è studiato. Comunque ragazzi, altra idea sarebbe questa. Questa è una visuale con la quale io mi trovo molto. So che dall'esterno potrebbe sembrare strana, perché giustamente voi tutto quello che vedete è un veicolo senza volante. Però di fatto dalla postazione di guida è perfetta, perché il volante ce l'hai tu, la strumentazione la vedi bene, e soprattutto non c'è quel volante di quel deficiente davanti che dà un gran fastidio. Poi tutto sommato si può anche, è un po' meno intuitivo, ma si può anche decidere di usare il volante con la terza persona, come fanno in molti. Io non sono un grande estimatore di questa combo, però detto fra noi, per il bene dei veicoli, del gameplay, in effetti ci potremmo anche adattare. Vedete che comunque, tra l'altro il furgone non è facile perché è alto, Madonna, si tira sto coso, ragazzi, io me l'ero dimenticato. Beh, d'altronde, se provi a fare una curva ai 350 all'ora, penso che più o meno succeda così, Lasciando perdere l'inguidabile malavi furgone, noi abbiamo delle auto qua, ragazzi, che a sto punto potremmo cogliere
tipo l'XFRS e abbiamo vinto la Jaguar alla ruota della fortuna, io adesso me la prendo e magari andiamo a farci una corsettina così a tempo perso. Guarda che bellina questa, eh? Berlinozza. Com'è che si guarda? Ok, così con le freccine. Sì, me li sono impostati ma non me li ricordo manch'io. Magari qualcosa è anche migliorabile. Com'è che tiene così poco sta macchina? Spettacolare. È una scodanza continua. Questa è completamente originale, eh? L'ho tirata adesso fuori dal garage per la prima volta. Forse è anche questione di gomme sul freddo. Ovviamente ragazzi, noi abbiamo cambio sequenziale al volante e il freno a mano ce l'ho impostato sulla frizione, perché non ho collegato il TH8, ma ovviamente noi volendo possiamo avere sia cambio ad H, ma soprattutto magari usarlo come freno a mano, perché il cambio al volante, visto che qua si modificano tutte le auto per benino eccetera, alla fine è la scelta forse migliore. Vabbè, prendiamo allora il gippettino, questo qua cattivo, e magari, visto che lo conosciamo già bene, proviamo a guidarlo dall'interno. Allora, via gara, attenzione, non così però, perché non ci capiamo nulla, così, che tra l'altro è bella come visuale, permette anche più... Oddio, il silo! Porca vacca, se è strano però il volante fuori strada così, non l'avevo mai provato. E che avevo provato gran poco, eh. Però, dai, vediamo se riusciamo a ottenere qualche buon risultato. E poi ragazzi, se volete, fatemi sapere nei commenti. Potremmo anche... cioè, se la cosa riesce bene, trasformare Forza in gameplay unicamente fatti col volante. Perché comunque non è facile, ma con un po' di pratica e un po' di impegno. E poi se è così divertente, se fosse così difficile, si potrebbe anche abbassare la difficoltà di gioco. Ma non credo comunque, perché abbiamo una buona seconda posizione. Come ho fatto a volare in salita così? Una buona seconda posizione. Però sapete cosa vi dico? Forse ci conviene invece tenerlo così, per questioni di abitudini nostre potremmo forse trovarci meglio. Adesso vediamo, secondo non mi lamento mica, macchina originale. Terza? Dai, terza. Belli innevati, dritti sul salto, che sennò ci facciamo del male profondo. Lo stronzo corre comunque. Non riesco a capire neanche che mezzo abbia. Carino comunque è l'impegno del volante, perché è un impegno un po' più serio del joystick, capito? Il joystick devi controllare la macchina in qualche modo. Questa qua, tra l'altro, boh, vedo che le macchine hanno una guidabilità che comunque si differenzia molto, ma questo è un buonissimo secondo posto. Non so neanche se col joystick poteva essere un primo, Alla fine non abbiamo guidato affatto male. Ha vinto il Countryman, beh, effettivamente lo vedo bello cazzuto io. A parte che lui è vestito come un animatore cambogiano, però c'è un nuovo coso dimenticato, ragazzi, ma sapete che vi dico? Vado a quello sopra perché già so dove si trova, visto che me l'avete detto voi. Vediamo, questa sicuramente infatti ha la guida che non è manco inglese, è proprio giapponese. La guida a destra così, bellina, non va niente, ma questa qua mi ispirerebbe una grandissima build proprio cattiva, di quelle giapponesi vistose, magari da drift. Potremmo farla, magari ragazzi, potremmo fare anche un bel video dedicato un po' al drift, sapete che io adoro come disciplina. Questo gioco permette sia auto che modifiche divertenti in tal senso. Questa Silvia devo dire che è molto pulita, precisa, nonostante la stiamo buttando sulla neve senza un minimo di catene o prevenzioni varie. Guardala,
Ho sbagliato macchina però, Forse dovevo tenermi il trail cut per andare a fare questa escursione montana. No, ma non è quella. Quella è fuori zona, ragazzi. No, infatti no, non è lì, è qui. Ci siamo presi pure la Ford Escort RS, che tanto è un'auto da rally, quindi sulla neve mi pare che abbia già i copertoni adatti, il suo. Sì, si guida molto bene così. Però cavolo se ce n'è di strada. 8,6 km, però almeno ci andiamo a prendere sta macchina. Maledetta lei, che all'inizio ci ho perso un sacco di tempo per trovarla. Vai, un po' di fuori pista. Oddio, no, non così fuori pista. Grande, ripartiamo. No, non ti affossare nella neve. Ragazzi, mi raccomando, voglio 10.000 like per questo colpo di volante. Se arriviamo a 10.000 like, gioco col volante tipo molto più spesso di quanto pensassi. Cazzo però, eccolo. Sarà lì dentro? Sì! Vedo un'animazione! Found it! What did I tell you? Found it! È un Escort! RS ancora più vecchia! Whoa, check it out! Escort. Ma manco a farlo apposta ci sono andato nice. Con... Some 17-year-old con la sorella! To death, probably before I was even born. Mamma che bella! Questa qua ce l'avevo mio zio, ovviamente non l'RS però. Mio nonno invece aveva la Sierra RS. Don't worry. Minchia if che macchina. We'll c'è la testa rossa sotto! Cosa dolce vita rosa? Cosa c'è la testa rossa? Ok, quindi questi non sono scoperti, mi sono tantissimi. Questa qua invece mi dice... L'auto attualmente sottoposta a rimozione e catalogazione componenti. Posso inviare altri lavori? Ma ti costerà 25.000 per averla subito. Vabbè, se lo dici tu io ti lascio lavorare. Altra auto interessante che abbiamo, ragazzi, è questa, eh. Proviamola fin tanto che andiamo a questa gara, che però noto che è un rally, quindi forse andrà fatto con qualche altra auto. Però il corvettone è sempre gustoso, con sto motore bello pieno che c'ha. Niente, io quella visuale col manubrio che si vede che gira storto non la tollero. Questa è molto meglio. La posso usare addirittura? Voi siete impazziti. Cioè, è un rally su, potrebbe essere su asfalto anche, ecco. Questo sì. In effetti sì, vedo auto da strada, tutto sommato, eh. Andiamo un po'. Magari ce ne torniamo via con la visuale. È scarsissima. Attenzione. Un'altra Corvette più vecchia, bellissima anche quella. Dai che forse prende il lancio poi dopo un po'. Però non far la solita americana che stai solo di traverso, mannaggia, mannaggia. Un bel cancellone, eh? Porca miseria. Questa qua potrebbe essere una di quelle buone conversioni da rivendere, perché non è che sia proprio il massimo della vita da guidare. Capisco anche che siamo in inverno e tutto. Ci vuole un po' di precisione, ecco. Bisogna prendersela con calma e serietà. E vedete che infatti a quel punto poi la macchina comincia a venirti dietro. Ora, sullo sterrato con la Corvette. Perché sto qua mi tappa? Levati! Sei lento! Magari evitare il più possibile i freni. Perché parte proprio la macchina. Marce belle alte che sono più morbide. E forse... Oddio! Qualcosina. Beh, oddio ragazzi, qua è sterrato, eh. Sterrato con neve. Sfido chiunque. Senza controllo di stabilità e trazione, peraltro. Soltanto con un risicatissimo ABS. Oh, asfalto. Alleggerisci. Ok. Siamo quasi alla fine, però.
Per ora siamo settimi e mi sa che ci rimaniamo perché quello è il traguardo. Anche se qua ce l'avamo messi a correre un po', Settimo, beh, comunque, non lo so, male sta macchina, Attenzione! Ultimo wheel spin di giornata, dai, mandocela una bella macchina. Le scarpe! 110.000 oppure le scarpe, mi dà le scarpe! Ragazzi, io dichiaro conclusa questa sessione di Forza Horizon 4 con il volante. Devo dire che mi sono divertito, quindi bene, meno male che ho trovato il tempo, diciamo, di fare sta cosa, perché a volte ero un po' pigro, perché comunque, sai, il volante va settato, io ho la postazione che va spostata, fra l'altro ho dovuto switchare con quello della Formula 1, cambiare le impostazioni del pannello, perché comunque quelle che uso per la Formula 1 sono del tutto diverse, come potete ben immaginare, voglio dire. Però molto molto bello. Mi raccomando ragazzi, se raggiungiamo davvero tanti like, magari potremo iniziare a gareggiare sempre così, perché è molto molto bello. Se volete condividete nei commenti con me, nel senso scrivetemeli, fatemeli sapere, i vostri settaggi che usate, se usate volante su Forza Horizon, perché ovviamente io me lo sono settato, proprio parametro per parametro, anche nelle impostazioni avanzate, secondo quella che è la mia esperienza, un po' spanne, esperienza con i volanti ce l'ho, ma magari non tanto su Forza, quindi non mi dispiacerebbe avere un confronto anche con voi se siete più abituati a usarlo con il gioco. Comunque mi sembra che vada tutto bene, il resto è tutta questione di abitudine, e soprattutto mi piace il fatto che le auto cambiano, si guidano, cioè il volante ha una risposta diversa. Questo è un aspetto abbastanza simulativo che comunque ti fa anche venire voglia di provare le macchine, non è che ne metti una e hai finito, no? Tipo come su City Car Driving, che alla fine si guidano tutte uguali, no? Per dirne una. O anche con The Crew, che ha un'impostazione parecchio più arcade, a parte la velocità delle auto, quando tu le provi con il volante, la risposta del volante è sempre uguale per tutti. Invece, ad esempio, questa Corvette è molto dura, la Nissan era più morbida, voglio andare qui, è bellissimo, mi ispira tantissimo. Ragazzi, un grande abbraccio per voi, vi aspetto anche su Instagram, ci vediamo qua sotto nei commenti. Mi raccomando, bombardate di like. Abbiamo provato finalmente Forza con il volante e probabilmente tornerà. Ciao!